punto 2012. Da 9.500 euro con ESP e clima, GPL al prezzo del benzina. Non dichiara 3 milioni di euro nei guai una società sportiva. Da deposito attrezzi a Villa scatta il sequestro. TAR inaugurato l'anno giudiziario, positivo il bilancio del 2011. Lecce a Milano, formazione da inventare. Buongiorno e ben ritrovati con TG News 24. I finanzieri della tenenza di Casarano hanno scoperto un'associazione sportiva dilettantistica del Sud Salento che ha dimenticato di dichiarare al fisco ricavi per oltre 3 milioni di euro. I particolari ce li racconta Paolo Panico. Una società sportiva operante in una cittadina del Sud Salento che per gli anni d'imposta 2007, 2008, 2009 e 2010 ha presentato la dichiarazione dei redditi in maniera infedele, disattendendo gli obblighi di dichiarazione dei ricavi conseguiti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Lo hanno appurato i finanzieri della tenenza di Casarano al termine di una scrupolosa verifica fiscale. La società, all'epoca associazione sportiva dilettantistica, oltre ad esercitare la propria attività sportiva istituzionale, ha operato come una vera e propria società commerciale, ponendo in essere operazioni consistenti in servizi di sponsorizzazione e pubblicità per rilevanti importi che hanno fatto venire meno la possibilità di applicare regimi agevolativi previsti per le associazioni no profit. In particolare l'associazione, per la rilevanza e la tipologia di attività posta in essere, era obbligata a determinare il reddito imponibile e la relativa imposta nei modi ordinari, dichiarando al fisco i ricavi conseguiti e versando all'erario la relativa imposta. I responsabili della società invece, con l'errata applicazione delle specifiche norme tributarie in materia, presentavano le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP omettendo del tutto la dichiarazione dei ricavi conseguiti, pari complessivamente a circa 3 milioni e 100 mila euro, sui quali di conseguenza non è stata determinata neppure l'imposta a debito. Inoltre la società si è resa responsabile dell'omesso ulteriore versamento dell'IVA a debito risultante della dichiarazione del 2009 per l'importo di oltre 200 mila euro. Il responsabile della società è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce. Un'altra notizia di cronaca: a Noa, frazione di Galatina, i carabinieri della compagnia di Gallipoli e quelli della locale stazione hanno sequestrato una villa di circa 180 metri quadrati ed hanno denunciato in stato di libertà per violazione del testo unico sull'edilizia i due proprietari di 61 e 66 anni. La villa è stata realizzata senza autorizzazione da parte del comune. Dagli accertamenti effettuati è emerso che nel 2007 fu presentata una domanda di ristrutturazione con modifiche interne ed esterne di un fabbricato rurale utilizzato come deposito di attrezzi agricoli. Al posto di tale deposito, però, i carabinieri si sono trovati di fronte alla villa, composta da due piani, del valore di diverse centinaia di migliaia di euro. Una cerimonia solenne questa mattina in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce. Numerose le istituzioni presenti. Vediamo il servizio. Questa mattina la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario della giustizia amministrativa, alla quale hanno preso parte autorità religiose, politiche, civili e militari. Ad introdurre i lavori il presidente del TAR, Antonio Cavallari, che ha puntato l'attenzione sulla situazione logistica e funzionale del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce. Questa sede bella e solenne ha nel tempo evidenziato carenze logistiche che in parte sono state risolte con l'acquisizione in locazione di locali di proprietà della provincia, ha dichiarato Cavallari, e avranno fine se acquisiremo in locazione o in proprietà altri locali, ora della SRL costituita dalla provincia per la cartolarizzazione delle cessioni immobiliari. Nonostante le ristrettezze finanziarie, l'organico si è arricchito del dirigente dei servizi amministrativi e di una funzionaria. 15 complessivamente i magistrati in servizio, 1.909 i ricorsi depositati nel 2011, 1.909 le sentenze pubblicate e 1.605 i decreti decisori, 649 le ordinanze cautelari adottate, 228 le ordinanze collegiali e 200 i decreti monocratici. Numeri soddisfacenti per il presidente. Una relazione, quella da lui presentata, dettagliata e critica, un bilancio dell'attività svolta nel corso del 2011 e l'auspicio a continuare sulla strada intrapresa, apportandovi dei cambiamenti in termini di miglioramento. Presenti i rappresentanti istituzionali delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, il sindaco del capoluogo salentino Paolo Perrone, il rettore dell'Università Domenico Laforgia e la vicepresidente della Regione Puglia Loredana Capone. La scuola edile della provincia di Lecce organizza corsi di base e avanzati rivolti ai lavoratori edili. Formazione e sicurezza sono queste le parole d'ordine. Corsi di base per lavoratori edili, un'opportunità per le imprese e una garanzia per i lavoratori, il cui livello di conoscenza prima di frequentare la 2 giorni di lezioni è basso e pertanto necessario per il loro futuro in edilizia. Perché prevenire gli incidenti in cantiere si può, e la scuola edile della provincia di Lecce insegna loro le modalità per evitarli, illustrando praticamente i dispositivi di sicurezza da seguire e le regole da rispettare.
Vicepresidente, la scuola edile in prima linea per formare i futuri lavoratori? Sì, questa è stata una delle più importanti conquiste che abbiamo ottenuto in questi ultimi anni dal punto di vista della formazione, in quanto abbiamo garantito ai lavoratori che per la prima volta entravano all'interno di un cantiere edile di dover svolgere 16 ore di formazione che vanno a creare e a segnalare ai lavoratori che vogliono entrare per la prima volta nel settore dell'edilizia le basi e le nozioni principali che appunto possano evitare eventuali incidenti sul lavoro. Al corso 16 ore prima la scuola edile ne affianca altri, tra cui un avanzato rivolto a lavoratori con esperienza che già hanno messo piede in cantiere e che intendono specializzarsi in un'attività. L'ingegnere Montinaro ci spiega di cosa si tratta. Ingegnere, che tipo di corso stanno frequentando oggi i lavoratori e in cosa consiste? Allora, questo è un corso di formazione per il montaggio e smontaggio dei ponteggi, che è un corso obbligatorio per tutti i lavoratori che devono lavorare in questo ambito, quindi chiunque debba montare un ponteggio in cantiere deve essere abilitato con questo patentino, diciamo così, che è appunto quello del ponteggiatore. Quante ore dura? Dura circa 50 ore, di cui un terzo sono di pratica, con quello che stiamo vedendo oggi, il resto è teoria, viene fatta prima di questa fase di montaggio e smontaggio, e in questa fase di montaggio e smontaggio, che dura due giorni, abbiamo appunto le prove di montaggio e smontaggio di tre impalcature diverse, di tre tipologie di ponteggi diverse, per dare una formazione più completa possibile. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria. Edil Costruzioni Quarta. Edilizia di qualità, da sempre. Numero verde 800 91 28 28. Infine lo sport: tra infortuni e squalifiche, mister Cosmi, appiedato dal giudice sportivo, sarà costretto a scelte obbligate. Rientra Oddo, in attacco Bojinov, in coppia con Muriel. Luigi Taurino. Sarà un Lecce delle scelte obbligate quello che domani sera scenderà in campo a San Siro per affrontare i campioni d'Italia del Milan. Tra infortuni e squalifiche, mister Cosmi, appiedato anche lui dal giudice sportivo, sarà costretto a ridisegnare totalmente tutti i reparti della squadra. Ad ogni modo, scongiurata l'assenza di Bertolacci, rientrerà quasi certamente Massimo Oddo, e nel reparto avanzato sarà Bojinov ad affiancare il talentino colombiano Muriel. Gli ultimi dubbi saranno sciolti dal tecnico perugino, che domani verrà sostituito in panchina dall'allenatore in seconda Palazzi, al termine dell'allenamento di rifinitura di questa mattina. Ma a questo punto il Lecce dovrebbe scendere in campo con Benassi tre pali, difesa a tre composta da Oddo, Carrozzieri ed Esposito, linea mediana con Blasi, Giacomazzi, Obodo, Bertolacci e Brivio, Bojinov e Muriel a comporre il tandem d'attacco. Allo stadio Meazza fischierà l'internazionale De Marco di Chiavari. Calcio d'inizio alle ore 15. Era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, buon fine settimana a tutti e a lunedì.